la mafia del pallone di Serie A e la camorra invece della provincia, della periferia, dell'interregionale. È lì che secondo me veramente la camorra fa il proprio business, perché per quanto riguarda il calcio d'élite, la Serie A, ci sono altri meccanismi secondo me. Mentre invece io che ho giocato a pallone, quindi ho giocato in quei campi lì, quei campi di provincia, in Serie D, in interregionale, lì veramente vengono negli spogliatoi a dirti come deve finire la partita. Quindi c'è proprio un movimento, ed è clandestino, cioè non è la SNAI, è tutto clandestino, cioè sono tutte scommesse clandestine, che esistono ancora. Cioè, il calcio scommesse clandestino che dicono che sia finito, è finito per la Serie A, perché c'è la SNAI, quindi è finito per quei palazzi lì, ma non è finito per le squadrette dalla Serie C in poi. Lì c'è ancora, è clandestino. Si da prendere che sono un ragazzino che gioca in una squadra e per fare una partita lo si prende e si cambia il tesserino, lo si porta in un'altra per poterla vincere, scommetterci sopra, insomma. Ci sono dei casi in Sicilia anche molto interessanti di ragazzi a cui viene spesso cambiata l'età e l'identità per poter girare in più squadre, e che poi quando possono fare il passo più importante non lo fanno, perché quando la squadra, di solito del nord che doveva affrontare, si accorgono che non si chiama così, non ha quell'età, diventa un grosso problema. C'è stata un'inchiesta molto bella di Repubblica qualche anno fa. Ma anche nelle serie minore appunto ci sono anche dei capocannonieri un po' fasulli, cioè ci sono delle persone brave, degli attaccanti bravi che guarda caso arrivano a fine campionato con un monte gol incredibile, perché chiaramente c'è la possibilità di poi portarli in due serie superiori e di guadagnarci dei soldi rispetto al loro ingaggio. Anche questo funziona.